facciamo questa cosa. Se no l'inizio viene sempre uguale, mi sono un po' scocciato. Almeno facciamo un inizio diverso. Ma sempre, come al solito, benvenuti. Che facciamo oggi? Facciamo un problema sul solenoide. È un problema di media difficoltà, non è semplicissimo. Quindi seguitelo con attenzione, prendete appunti sul vostro iPad, tablet, piuttosto che quaderno, e beccatevi questa fantastica traccia. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del solenoide. Il solenoide che cos'è? È un filo avvolto su se stesso per un numero di spire, quindi il numero di avvolgimenti viene chiamato numero di spire. Ma io ho fatto la teoria sul solenoide un po' di tempo fa, un video bellissimo, bellissimo, con un successo pazzesco, è vero, sto ridendo, ma sto dicendo una cosa vera. Quindi guardatevi il fantastico video di teoria prima di fare il problema, se non sapete il solenoide, come è fatto e che cosa, come determina il suo campo magnetico, bing, guardatevelo qualcosa, qua sopra, il video di teoria. Diamo per scontato, naturalmente. Se non lo date per scontato, guardatevi la teoria, altrimenti andate avanti, non c'è problema. Di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare di un solenoide di 400 spire, guarda, 400 spire, 40 centimetri lungo, ora vedremo un po' bene sta storia qua, che produce un campo magnetico all'interno di 0,8 millitesla. Mi chiede il problema di calcolare quanti elettroni, vedi la domanda rossa? Quanti elettroni attraversano il solenoide in un delta T, un intervallo di tempo di 2 secondi? Quindi insomma, il problema non è semplicissimo. Come lo facciamo? Dati. Facile, facile. Facile, facile. Dati. Le spire, 400. Unità di misura. Che? Niente. Il campo magnetico 0,8 millitesla, ce lo scriviamo in tesla? Me lo dite? Uguale, diciamo qua, uguale 0,8 millitesla. 8 per 19. Anche, possiamo anche fare una cosa simpatica, 0,8 per 10 alla meno 3 tesla, e non ci pigliamo fastidio. Poi, lunghezza 40 centimetri, ci piace? No, per niente proprio, perché la vogliamo in metri, 0,4 metri. Adesso ci piace di più, cambiamo colore, facciamo verde. La domanda, calcolami il numero di elettroni. Verrà un numero pazzesco, enorme, perché naturalmente gli elettroni, insomma, voglio dire, solo la carica di elettroni è una cosa... In quanto... in un tempo delta T di 2 secondi. Schema. Bam. Allora, questo è molto importante. Come disegni il solenoide? Così. Ecco il numero di spire. La vedi la lunghezza del solenoide? È questa. Vedi la corrente che attraversa il solenoide? La vedi la I? La corrente che lo attraversa? Guarda un po'. Come si determina il campo magnetico in un solenoide? Con la regola della mano destra. Allora io faccio questo, guardo la corrente, devo indicare con le dita come gira la corrente. Allora guarda, la corrente fa così. Allora tu metti la mano così, giri così, vedi il pollice come se ne va? Se ne va così. Vedi che le linee di campo le ho disegnate verso là, verso destra? Guarda, corrente... Pollice indica il campo, dita indicano la corrente, pollice indica il campo. Hai disegnato linee di campo blu del solenoide. Com'è il campo magnetico prodotto da un solenoide? È uniforme dentro, non uniforme fuori. Noi stiamo considerando il campo magnetico nel solenoide, quindi quel 0,8, non mi ricordo qual era il dato, millitesla, 0,8 per 10 alla 3 tesla, e il campo magnetico dentro il solenoide. A posto, dati e schema, fantastico. Andiamo avanti? Sì. Andiamo avanti. Corto. Allora, qui c'hai la legge del solenoide, guarda un po', la facciamo in rosso.
la facciamo in rosso. La legge del solenoide, o meglio, come determinare il modulo del campo magnetico del solenoide. Questo è uguale a 2π greca Km, Km è una costante, vedremo adesso il suo valore, per il numero di spire, per la corrente che attraversa il solenoide, diviso la lunghezza del solenoide. Tu vuoi che cosa? Vuoi la corrente. Quindi operazione numero uno che devi fare, calcolati la corrente. Che devi fare? La formula? Inversa. Inversa, famola. Allora, siccome tu vuoi la corrente, guarda, io te la cerchio, ti insegno in una maniera un po' diversa? Ma sì. Ci sono dei più? No. Ci sono dei meno? No. Fantastico. Perché che fai? Prendi questa L e te la porti su. Prendi tutto sto ambaradan, tutto questo, e te lo porti tutto sotto. Basta, leggi al contrario la formula inversa è venuta fuori. Se le sai fare, bravissimo. Se non le sai fare, diridin. Andiamo qua. Allora, vedi la corrente? Esattamente come abbiamo detto noi, facile facile. I uguale BL diviso NK di pi greca. Naturalmente questo K è il KM. Non ho indicato KM, è la stessa cosa. Attenzione, guardiamo i dati. Io ho sostituito tutto. Al campo magnetico 0.8 per 10 Tesla. Alla lunghezza 0.4 metri. Ci sei? Alla N400, unità di misura, niente. Alla K 2 per 10 alla meno 7 newton fratto ampere al quadrato. Questo è il valore di questa costante. Questo è il valore matematico, è quello. 2 pi greca e si è 28. Perché 3,14 per 2 si è 28. Molto bene, perfetto. Allora, attenzione. Intanto guardiamo le unità di misura. A che cosa è uguale Tesla? Molto bene. Newton fratto ampere al quadrato. Allora faccio così. Cancello quel Tesla. Vabbè, è venuto fuori. Cancello sto Tesla. E scrivo, sempre con l'arancione, newton fratto ampere per metri. Guarda un po', prendiamo il rosso, facciamo un po' di semplificazione, voi fate, non fa niente. Allora, metri va via con metri, newton va via con newton, ampere va via col quadrato dell'ampere, che mi resta? Ampere. Mi resta ampere. Direbbe qualcuno, hashtag, ma guarda un po', perché stai calcolando la intensità di corrente, è ovvio che devi avere ampere, mica puoi avere fave. Quell'ampere, fra l'altro, è denominatore del denominatore. Passa sopra, è un numeratore. Perfetto. Me lo ritrovo qua, l'ampere. Facciamo i calcoletti. Non li sapete fare. A volte non li sapete fare. Perché devi fare? Con la calcolatrice. No, è vero. 0,8 per 0,4 diviso 400 diviso 2 diviso 6,28. Così fai i calcoli qua. È chiaro? No, sì. Va bene. Questo per questo, il numero che ti viene diviso questo, il numero che ottieni diviso questo, il numero che ottieni diviso questo. Tutti questi numeretti simpatici ti dà 6 per 10 alla meno 5. Ci siamo? Va bene? Poi guardiamo le potenze del 10, riportiamocele. 10 alla meno 3 me lo riporto qua, 10 alla meno 7 me lo riporto qua. Che ho fatto? Cambio disegno. Perché ho cambiato disegno? Perché? Te lo ricordi? No. Ding! Video corto, 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 che più corto non si può. Allora, vediamo le operazioni con le potenze del 10. Meno 5, meno 3 fa meno 8. Meno 8 più 7 fa meno 1. Lo vedi che ce l'hai qua il meno 1? Facile. Quindi hai 6 per 10 alla meno 1 ampere, che praticamente è 0,6 ampere. Perfetto. Questa è la corrente che scorre nel solenoide, ma io non voglio la corrente, voglio il numero di elettroni. Allora che faccio? Mi calcolo la carica, dice lei, mi calcolo la carica. La carica me la calcolo, operazione numero 2, come formula inversa della corrente. La corrente è carica che scorre in un conduttore diviso l'intervallo di tempo. Abbiamo fatto una live su questa roba qua, mi pare di sì. DVD, se non è vero non fa niente, non la metto, però se vedete che c'è il link, l'abbiamo fatta così, rivedete un po' la carica che scorre in un conduttore, formula inversa, ottieni che la corrente è uguale all'intensità, scusatemi, ottieni che la carica è uguale all'intensità di corrente per l'intervallo di tempo. Quindi 0,6 ampere per 2 secondi ti dà coulomb. Anche qua voglio fare una cosina carina, simpatichina, al posto di quell'ampere che posso scrivere, coulomb fratto secondi.
Perché la corrente è una carica diviso un tempo. Perfetto, secondi e secondi va via, ottengo i miei coulomb. Quindi in pratica la carica che ottengo è di 1.2 coulomb, una carica importante. Ultima operazione, operazione numero 3. Vuoi avere il numero di elettroni? Beh, che fai? La carica totale, che è questa, diviso la carica elementare, che è 1.6 per 10 alla meno 19 coulomb, quello è il valore della carica di un elettrone. Fai questa operazione, fai questo, diviso questo, questo te lo porti sopra e otteniamo 0,75 per 10 alla 19 che è niente, perché questo è un numero di elettroni, quindi non ha unità di misura, non è una grandezza fisica, è un numero. Con questa fantastica lezione dedicata al solenoide vi salutiamo, vi abbracciamo, vi auguriamo buona giornata e previsioni al tempo. Il tempo è buono, c'è sole, farà un po' più freddo nei prossimi giorni. Previsioni finite, ciao, ciao.